Ciao ragazze, allora nuovo video, per prima cosa volevo chiedervi scusa per l'assenza di queste settimane dal canale. Ultimamente la gravidanza mi sta portando a fare tantissime cose, cioè praticamente faccio più cose adesso che quando non ero incinta. Cercherò di essere nel mese di agosto un po' più attiva per quello che potrò naturalmente. Comunque, come vi avevo già annunciato su Instagram, ho pensato di realizzare un video perché in questi giorni è tornata nuovamente a sorpresa in tutti i punti vendita Lidl la PH Bio. Ve l'avevo già scritto anche qui su YouTube nella sezione community e ho visto che in tantissime eravate curiose anche di avere una piccola recensione sulle novità. Se seguite un po' il canale sapete che comunque già vi ho realizzato due video riguardanti la PH Bio. Il primo riguarda per lo più naturalmente i primi prodotti che sono usciti, sia shampoo, balsamo, bagno doccia, sapone liquido, crema mani. Vi lascio il link qui sopra, perché lì comunque se siete interessati a questa tipologia di prodotto avrete già un minimo una recensione, anzi in realtà una recensione abbastanza approfondita perché li sto provando da moltissimo tempo. Nel secondo video invece vi ho parlato di tutti i nuovi prodotti che sono alla fine usciti circa un anno e mezzo, due anni fa, quindi creme corpo, la maschera capelli alla castagna che è fantastica, i deodoranti con cui mi sono trovata molto bene, e anche lì appunto vi lascio il video nelle schede così potete vedere tutto. Questo terzo video invece ho pensato di dedicarlo ai nuovi prodotti. Praticamente la PH Bio ha lanciato due nuove tipologie di prodotti nel mese di maggio e sono in primis prodotti per l'igiene orale e seconda cosa prodotti per il sole. Naturalmente sono qui a parlarvi dei prodotti PH Bio perché so che tantissime di voi li amano, perché hanno un buon inci e dei prezzi davvero, davvero eccezionali. Come tutti i prodotti PH Bio, anche quelli di cui andrò a parlarvi adesso sono tutti privi di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamidea, PEGS, LES, SLS, e anche naturalmente tutti i prodotti di cui parleremo da ora in poi nel video sono vegani e certificati IAB. Allora, già la scorsa volta vi ho parlato appunto nel video dedicato alla PH Bio sia dei prodotti appunto per l'igiene orale che dei prodotti per il corpo, ma naturalmente per il sole, per farvi capire, in limited edition, quindi saranno tutti prodotti che troveremo da Lidl fino ad esaurimento scorte. Comunque troveremo due creme dopo sole corpo e due latte dopo sole corpo, e ogni confezione contiene 200 ml di prodotto. E ne ho trovati di due tipi: la crema corpo lenitiva all'aloe e la crema corpo rinfrescante alla menta. Come vi annunciavo, già in passato ho acquistato questo prodotto, ossia la crema dopo sole corpo lenitiva all'aloe, che ha un inci ottimo e in quanto è composto da acqua, aloe e glicerina. Io ragazze, sono sincera, come potete vedere, ho già provato questa crema perché comunque sono stata al mare nel mese di giugno e mi ricordo che mi sono scottata un pochettino qui sulla spalla e naturalmente ho portato questo dopo sole anche per provarlo, per farlo provare ai miei genitori eccetera, e devo dirvi ragazze che sì, è veramente un dopo sole lenitivo con cui mi sono trovata davvero molto bene, essendoci una grande concentrazione tra gli ingredienti di gel d'aloe vera. Ho notato che è riuscito a lenirmi questo rossore che avevo qui sulla spalla in pochissimo tempo, in una notte. Non era neanche tanto rosso, però comunque questo prodotto ha aiutato molto perché mi tirava proprio molto la pelle. Devo dirvi che è una crema che nonostante sia molto ricca, si assorbe molto facilmente. Mi è piaciuta molto, impressione davvero molto positiva, perché comunque ha anche, sì, lo confermo, un odore basico e buonissimo. Mi è piaciuto anche il fatto che non lascia moltissima scia bianca. Quindi a questo punto io non posso che consigliarvi questa crema dopo sole corpo, sia nella fragranza aloe che naturalmente nella fragranza menta, che sarà sicuramente un pochettino più rinfrescante
E stessa cosa mi sento a questo punto di consigliarvi anche il latte dopo sole, che praticamente si differenzia dalla crema dopo sole semplicemente perché è più liquido, infatti si vede anche nella confezione. Io sinceramente, anche se non ho provato il latte dopo sole, perché preferisco sempre le creme, perché comunque ho una pelle più secca e se metto una crema, oltre a lenire, questa mi ha anche idratato molto. Per questo, ragazze, io vi dico, se amate più un latte, quindi un prodotto che si assorbe con ancora più facilità, prendetelo all'aloe perché è più lenitivo, o rinfrescante alla menta, perché comunque ho notato che gli ingredienti sono gli stessi e secondo me ha più o meno la stessa, diciamo, azione tra virgolette sulla pelle, quindi aiuterà molto soprattutto le piccole scottature. In generale posso dire che sono molto soddisfatta dei prodotti dopo sole della PH Bio, infatti anche tantissime di voi mi hanno detto perché non fanno anche i solari, magari PH Bio, se riuscissi magari per l'anno prossimo a portarci dei solari, io li acquisterei senza problemi, perché comunque essendomi trovata bene appunto già con questa linea dopo sole, sarei molto propensa a provarli e naturalmente ad acquistarli. Proseguendo ancora con la linea PH Bio, vi parlo dei prodotti dell'igiene orale. Qui abbiamo semplicemente due tipologie di prodotti, un dentifricio e un colluttorio. I dentifrici però sono disponibili in tre fragranze: ananas e papaya, salvia e stevia, camomilla e liquirizia. Io già nello scorso video avevo acquistato ananas e papaya, di cui vi lascio la foto qui, perché ragazze ho gettato, in quanto sia io che il patatone lo abbiamo terminato, ci è piaciuto davvero moltissimo, ci ha dato una buonissima impressione ad entrambi. Devo dirvi che il dentifricio sensitive camomilla e liquirizia e il dentifricio white ananas e papaya sono senza fluoro, mentre il dentifricio fresh salvia e stevia contiene fluoro. Il gusto del dentifricio è molto particolare e stessa cosa anche i colluttori. Abbiamo infatti appunto tre colluttori e anche questi sono alle fragranze: camomilla e liquirizia, ananas e papaya, salvia e stevia, quindi comunque sono le stesse dei dentifrici. Devo dirvi che non ho provato questi colluttori, quello white, ananas e papaya avrà sicuramente un gusto buonissimo. Queste, diciamo, sono le mie impressioni dopo aver provato sia i dentifrici, naturalmente i prodotti dopo sole, per circa un mese e mezzo. Ora, come sempre, voglio sapere da voi se avete acquistato questi prodotti e se vi siete trovate bene o meno. Concludo il video facendovi un, come vi ho detto su Instagram, un piccolo video haul, perché oggi sono stata da Lidl e naturalmente, avendo terminato un bel po' di prodotti PH Bio, ho deciso di riacquistarli e ho preso. Di nuovo mi è piaciuto davvero molto, ragazzi, sono sincera, il dentifricio sbiancante, quello sempre ananas e papaya senza fluoro di cui abbiamo appena parlato, e questo contiene 75 ml di prodotto. E poi mi sono ripresa una crema corpo, ossia la crema corpo delicata fiori di cotone, di questa vi ho parlato nel video sui prodotti corpo PH Bio che vi lascio qui sopra, ma già vi dico che ha un inci fantastico e che la adoro. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!